Salve a tutti ragazzi e ragazze. No, non è The Grudge. Qua vicino a me è mio figlio. Salve a tutti, benvenuti in questa nuova recensione. Prima di iniziare vorrei ringraziare chi mi ha commentato e anche si è iscritto al canale, ovvero Sass, che si è iscritto proprio questa sera, e anche Sobot, spero che l'ho detto bene. E anche chi mi ha commentato, ovvero anche loro due mi hanno commentato, e anche Barbara Rossa, Angelina Azzolagna, Francesco Ippolito, Daniele, Antonio Tofani, Erika Altri. Dica, dica, c'è qualcun altro? Non mi viene l'emozione, Emozione? no, Prende nessuno. Oggi sono Daniele ha qua. detto che Daniele, l'ho detto. Daniele, anche se è sparito un po', da un bel po'. no, no, sì, perché dicevo È che non fai i sparito, è suoi sparito. momenti. Io di questo film mi deve vedere quando è uscito. Lo so, questo è il bello della diretta. Oggi siamo qua a parlare di The Wicked, film horror che lascia il tempo che trova, ovvero può piacere o non piacere. Io posso capire anche che non può piacere, che ha tanti difetti, ha tanti problemi. E dici, ma allora perché cazzo sei qua e anche a presentarci sto DVD in mano? Vuol dire che ti è piaciuto? 2012. 2012, 10 anni fa, cazzo quanto sono vecchio. Puttana Eva. Film che vidi 10 anni fa e poi lo comprai in DVD appena l'ho visto su Amazon. In Blu-ray non ci sta. Sto film penso nessuno ne ha mai parlato qua su YouTube. E parla di sta strega. Cioè, la trama è semplice. Sta strega che praticamente c'è la leggenda di lei in questa piccola città. E praticamente quando si Era sta avvicinando. l'equinozio di primavera, lei rapisce i bambini per usarli per farsi più bella, più fresca, più giovane. Alla fine si rimarrà sempre Più un topa. cesso. Rimarrà sempre un cesso, come abbiamo visto. Comunque, Io mi ricordo soltanto che, piccolo postilla, un mio amico, non farò il nome, vedete, siccome questa strega poi diventa sempre più bella, più uccide, più diventa sì, meglio, più giovane. fisicamente anche, e lei però sta dentatura affilatissima, come fosse uno squalo. E l'amico mio, che quando l'abbiamo visto tanto tempo fa, dice: io quasi quasi me lo fai fare a un bambino, anche rischiando di perdere il pene. Solo perché madama, ma è lo Dice: stesso un cesso, alla fine. veramente top. Certo, Un saluto, lo bravissimo. mando anche a lui, chissà se vedrà sta recensione. Era sempre un cesso, lo dico pure adesso e allora, vai. Allora, parlando di questo film, allora, ci abbiamo i classici ragazzi, no? Che vogliono, non c'hanno un cazzo da fare e vogliono un po' sfidare questa leggenda, no? Di andare lì alla casa della strega, lanciare una pietra e se rompi tu una delle finestre, vieni rotto il cazzo dalla strega. Cioè, questo è. E quindi, dopo l'inizio del film, che viene rapita questa ragazzina, come si chiamava? Samantha? No. No, non mi ricordo. Non mi ricordo, manco io. Viene rapita sta bambina. Penso che sia stato qualcuno scomparso. Non si, che poi che scomparsa. Sua mamma l'ha vista, se l'è portata. Che cazzo ci metti i foglietti scomparsa? Se Vabbè, sai benissimo, è stata risucchiata. Gli effetti speciali. Ora No, parliamo. ma aspetta, aspetta. Mi sembra che quando è entrata lei nella cameretta No, ha c'era la visto la finestra. bambina con quell'effetto che neanche negli anni 80 No, l'avrebbero mi fatto. sembra quando è entrata, non ho visto più No, l'ha visto, niente. l'ha visto. L'ha visto, Mi l'ha sembra, ha visto. visto che è Vabbè, stata ma un succhiata. genitore che Vabbè, più. se gli dici è stata rapita la strega, ti chiedono pure Appunto, c'è una scimmietta, oppure lei non ci crede proprio a questa cosa, pensa che è stata rapita e basta. a me. Quindi, sti ragazzini, ovvero un gruppo di teenager un po' più piccolo, un gruppo di teenager più grandi, teste di cazzo. Ovviamente è morto il nonno di questo nostro, uno di tanti protagonisti, che è anche suo fratello maggiore che rompe i coglioni, classico, no? Il fratello maggiore sempre che rompe il cazzo al fratello minore, no? Classico, che è anche realtà per lo più questa cosa. E niente, tra una cosa e l'altra, il fratello più piccolo dovrebbe rimanere a casa con lui, perché suo padre ha delle cose da fare, soprattutto per il fatto che è morto il nonno, e dice: dovete rimanere a casa. Il fratello maggiore ci dovrebbe avere un appuntamento con questa ragazza che si è trasferita da poco. Sembra niente, la Megan Fox dei poveri. E quindi, praticamente, lui vuole cercare di uscire e far vedere, no, che lui è coraggiosissimo, no? Andare a buttare una pietra contro un cazzo di finestra della strega. Minchia, eh? Porca troia.
Quindi lui pensa che dopo che ha lanciato la pietra può partire una scopata tra lui e lei. Quindi si mette d'accordo con questo altro ragazzo, che anche lui si porta quest'altra ragazza che ci vuole provare pure lui, e quindi vanno. Però il fratello minore vorrebbe fregarlo, ovvero registrare un video che lui è uscito senza il permesso del padre, che il padre ha detto che si doveva stare a casa. Il fratello No, più guarda, è perché piccolo, devo guardare il fratello più piccolo, altrimenti non avrebbe che pagato i poi codici. piccolo, È vero. fra qualche anno può guidare pure lì in America. Appunto, è una E stronzata. facciamo anche la conoscenza della sua amichetta, questa ragazza bionda che veste un po' maschile, che tutti la prendono per lesbica, che non lo è, lo dice un sacco di volte e tutti quando dicono: no, tu sei lesbica. Ma se quello ti dice che non lo è, perché cazzo glielo devi dire? Ecco, Gli lo dice piace il sempre. pene a lei, e il pene soprattutto del nostro protagonista gli piace. Quindi loro due si uniscono, dice: ok, cerchiamo di fare qualche agguato, no? Arrivare prima di loro, perché loro sono in macchina, noi siamo in bici, quindi affrettiamoci. Niente, queste teste di cazzo vanno lì, buttano sta pietra e inizierà la caccia di questa strega, che praticamente inizierà a prendere le vite di tutti questi. Dice: minchia, meglio ancora, siete venuti proprio da me, vi Ecco, apro il buco del culo così deficienti. e diventerò pure buona, e non c'è bisogno di starmi nascosto, così potrò uscire fuori e verrà un po' più semplice andare in giro, perché con la faccia di merda non posso andare in giro, non è Halloween. Se è Halloween, allora ok, ma siccome non siamo Halloween, dice, non posso andare in giro. Quindi daranno tanta carne in pasto a questa strega. Quindi, parlando, togliendo Sassoli di mezzo, perché poi farò fare spoiler, parliamo dei pregi. Ovvero, riesce a creare con tutto ciò che è una fotografia orribile, cioè una fotografia inesistente, una merda, Non si sa perché riesce a creare questa cosa di ragazzi, no? Un po' alla piccola ibrido, che sì, ci sono qualche trombata, qualche tetta, ma niente di eccezionale, cioè non lo spinge tanto oltre il nudo o quant'altro la Meno sessualità. male. È un film che si lascia vedere anche godibile nella sua mediocrità, nel senso degli effetti speciali di merda che sembrano fatti con un programma per computer che puoi comprare a 40 euro all'anno, la recitazione di alcuni, tipo la bambina rompicoglioni che piange dall'inizio alla fine del film, che non dice manco una parola. Grazie, mi hai fatto buttare un'altra domanda a terra. Lo prendiamo. Tutte queste cose qua rendono la cosa davvero un po' fastidiosa, ecco. Se si sarebbe fatto un po' meglio, no? La fotografia, la recitazione sarebbe meglio, si sarebbe un po' alzato un po' quella qualità, si sarebbe alzato un po' di più. Ma essendo un film televisivo, perché non penso proprio che andate a cinema sta roba del genere, un po' uno ci passa sopra, e che c'è quella voglia di divertire il pubblico, anche se non c'è un cazzo da divertirsi, perché sta gente viene presa dalla strega. Io speravo in un seguito, ma penso che non è mai arrivato un seguito di questo The Wicked. Se non mi sbaglio, può essere, lo potete trovare su Rai Play, perché l'ha tradotto Rai. Ah, sì. L'ha tradotto Rai Cinema insieme alla 01. Potete vederlo, e casomai fatemi sapere un po' la vostra. Vi ho detto, c'ha i suoi grandi difetti, però anche i suoi pregi nei confronti di tanti altri film horror di merda che ci buttano un sacco di soldi sopra, ha un grande budget, sta buttando di nuovo, e poi si ritrova, diciamo, una cosa che fa cacare. Qua già uno parte, è prevenuto, dice: ok, siamo in una qualità bassa di tutto, e uno non può chiedere di più, nel senso che ci sono anche le merdate con qualità basse, e anche ci sono quelle cose un po' che ci si può passare avanti, ecco. Io, detto questo, non voglio andare oltre, vorrei soltanto parlare un po' del finale, un po' buttato lì. Quindi io vi avviso che sto facendo spoiler, quindi mi raccomando, di iscrivervi al canale, se ne piace, commentate, fatemi sapere un po' se lo conoscevate, se l'avete visto o meno. Parliamo di questo finale. Finale che è un po' deludente, ovvero sta strega la fanno fuori, loro pensano, come niente. Forse l'ha fatta apposta per cambiare posto, per andare altrove, per andare da un'altra città, non lo so. Il finale finisce che lei ti sorride con questi denti da squalo, che si stava portando un'altra bambina a sé. Sua mamma è riuscita a salvarla. Bah, Meno male. che dire.
Stiamo a vedere, io cercherò sempre di portarvi film horror che qui su YouTube non si cagano di pezze e sono anche stati dimenticati, anche se sono passati solo 10 anni e io mi sento un vecchio di merda. Cavolo.